Parliamo di cistiti ricorrenti, bruciore durante la mensione, vai a urinare un po' troppo spesso e allora proprio a quel punto che utilizzi degli antibiotici che da una parte ti alleviano la problematica, la risolvono per un periodo, problema di antibiotici che spesso distruggono la flora batterica intestinale, ti mandano in disbiosi e poi ecco lì che per migrazione nuovamente ritorni ad avere la cistite, soprattutto se non vai a cambiare le abitudini alimentari, troppo zucchero, troppi lieviti, troppo glutine, troppo, troppo, troppo. E allora parliamo di come poter intervenire su un problema come le cistiti ricorrenti utilizzando la fitoterapia. In questo caso parleremo di due tinture madri. Da una parte la pilosella e dall'altra l'uva ursina. Sto parlando delle tinture madri. In pochi conoscono il vero meccanismo d'azione di queste due tinture madri sulla cistite, ma è veramente spettacolare. Considerate la pilosella come un potente drenante naturale, va al livello dei tubuli renali, riequilibra le concentrazioni tra sodio, cloro, acqua. E però a livello della cistite, perché è considerato un, tra virgolette, disinfettante della vescica e dell'uretra, anche la pilosella? Semplicemente perché va a ripristinare il pH delle urine. Quindi ripristinando il pH fisiologico delle urine, noi andiamo a far uscire allo scoperto, immaginate così, i batteri potenzialmente cattivi, potenzialmente dannosi, che grazie a quel pH sbagliato stavano proliferando. A quel punto escono allo scoperto e dovresti aggiungere la uva ursina in tintura madre. L'uva ursina è considerata una pianta che ha delle proprietà eccezionali contro i batteri della vescica, che si trovano all'interno della vescica, perché è un potente antisettico generale, quindi va a colpire diciamo un antibiotico ad ampio spettro, lasciatemi passare il termine, non volevo utilizzare il termine antibiotico, però ci sta proprio bene. Allora, l'uva ursina contiene un principio attivo spettacolare che si chiama arbutina. L'arbutina non è attiva, quindi non ha un'azione battericida, batteriostatica quando la ingerisci, quindi arriva all'intestino, non ha nessuna azione, però viene idrolizzato a livello intestinale. E viene convertito in idrochinone più glucosio. Ora l'idrochinone arriverà al fegato, viene glucuronato, coniugato all'interno del fegato e viene poi rilasciato in vescica come glucuronide solfato. Ora il glucuronide solfato in vescica. Che cosa succede? Succede quando incontra questi batteri potenzialmente nocivi, come ad esempio l'Escherichia coli, lo deglucorona, quindi lo attiva e ha un'azione antibatterica, cioè stermina il batterio nocivo, qualcosa di meraviglioso. Quindi pilosella e uva orsina, due tinture madri che se associate diventano un validissimo strumento contro le cistiti ricorrenti. Provale, anche 100 gocce in 1 litro d'acqua o 25-30 gocce 3 volte al giorno. Puoi utilizzarle dopo i pasti, prima dei pasti, non sto parlando di nessuna marca. Puoi trovare queste tinture madri in farmacia, erboristeria o parafarmacia. Metti un bel mi piace per avere altri contenuti simili. Ciao!